Phoenix è l'ultimo prototipo a due ruote progettato e costruito dal team. La sua produzione è iniziata nel 2019, ma non ha corso fino al 2021, quando si è tentato di battere il record di distanza compiuto in un'ora a Valocco durante l'European Speed Battle, organizzata dal nostro team. Il prototipo di allora era ancora molto acerbo, mancavano molti elementi, alcuni dei quali aerodinamici. Questo non ha permesso al prototipo di performare al massimo. Dalla European Speed Battle, la bici è stata migliorata fino ad arrivare quasi completa per la competizione più importante per il nostro team, la World Human Power Speed Challenge, che disputiamo circa ogni anno in Nevada all'inizio di settembre. L'anno scorso il prototipo era molto performante, ma non ancora completo. Nonostante ciò, siamo stati in grado di vincere la competizione ottenendo una velocità di punta di 130 km orari. Nella giornata di sabato 15 aprile siamo stati al velodromo di Gattico per far testare la nostra Phoenix e i suoi prossimi ciclisti, che tenteranno di battere il record mondiale di top speed a sola propulsione umana in Nevada il prossimo settembre. È stata una giornata intensa, molto produttiva, dove inizialmente i ciclisti si sono riscaldati pedalando la reclinata Coral, prendendo dimestichezza con l'equilibrio e le curve della pista. Mentre un ciclista testava la reclinata, l'altro è stato sottoposto dai nostri biomeccanici ad un test per valutare la posizione in sella di Phoenix. Abbiamo avuto il piacere di incontrare Marco Ruga, ciclista esperto di reclinata, nonché ingegnere, che si è voluto unire a noi nella giornata e ci ha dato ottimi consigli nel migliorare le prestazioni del nostro prototipo. Ci sono stati anche momenti di divertimento, espressione dell'unione di team. Siamo poi passati a testare il nostro prototipo, ricavandone ottimi risultati.